conoscerla. C'è un freddo birichino qua. Chiudi la porta, Filippo, perché c'è un freezer attaccato. Ma pronto? Sì, chiudi la porta. C'era la porta aperta e sono entrato. Se la porta era chiusa, io non entravo. Ma come scusa, va? Tutto bene. Ma scusa, qui, ma le porte aperte, ma c'è Orfeo con noi, Orfeo, pronto? Sì, buonasera. Sono Orfeo, buonasera. Dei surgelati. Pronto? Orfeo, dei l'abbiamo perso. Dei surgelati, che cavolo. È rimasto ghiacciato. È rimasto in freezer. Cosa dici? Andiamo con il brano oppure lo richiamiamo? No, ma te lo do il numero perché io non ci capisco più niente. Ma mandamelo via che lo chiamo. Aspetta, vediamo se Orfeo risponde di nuovo. Sai, questi qui hanno un sacco di chiamate. Ma più che altro è il Polo Nord, non c'è campo. Non c'è campo. Va via anche la linea, uè, come mai? Ma come si chiama, scusi? Come si chiama? No, ho detto Orfeo si chiama. Sono Orfeo del surgelato, ho vinto il trofeo. I miei prodotti sono buoni sia in padella che con una noce di burro. Cosa vuole? Che, come va? Tutto bene? State bene? Sì, ma lei, scusi, parla anche con la moglie in Ducato, perché so che lei c'ha la moglie dietro. Sì, ho la moglie, stavamo leggendo una notizia, no? Io mi sono adeguato perché il governo aumenta l'IVA, io aumento il gorgonzola, loro aumentano il gas, io aumento il lardo, loro aumentano, non so, un'altra roba. L'unica cosa che non ho capito, ma se aumentano le pensioni a Viserbella pago di più. Io non ho capito questa cosa. Senta, signor Feo, ma lei fa gli ordini anche tramite sito, a internet, ha un social, qualcosa? Sì, sì, www.orfeovadaviaqui, potete prenotare. Abbiamo, pensi che abbiamo le prugne alla cibottola, pippiripettenuta, pippiripettepam, sul letto di Peppa Pig, interessa. Guardi, guardi che era un pezzo che non si faceva sentire, signor Feo. Ha qualche aneddoto da raccontarci in questo periodo lungo? Adesso c'è stato il Covid, allora io cosa faccio? Lo congelo, faccio i ghiaccioli e poi li consegno ai nostri politici. Solo che Draghi li scioglie, è un casino. Draghi li scioglie. Ma lei va a pescare anche con i figli? Sì, io vado a pescare, guardi, sono andato a pescare al lago perché lì ci sono i pesci d'acqua dolce, io li pesco con la canna da zucchero. Stavo pescando, mi dice: papà, devo fare la pipì. Dico: vabbè, la faccio anch'io. Chi non la fa in compagnia o non ce l'ha, gli salta via. Io tiro fuori veloce, lui tira fuori veloce l'arganello, io faccio fatica, mi dice: papà, cosa stai facendo? Dove mettere mani tua madre non si trova mai niente. Cosa vuole che dica? Ma che ne pensa del virus, che bisogna congelarlo a meno 70? Lei ha il frigo, Sì, si fanno i ghiaccioli, lo congeli e poi speriamo che Draghi lo sconfigge con lo sputafuoco perché ci ha rotto le balle sto virus qui. Senta, signor Orfeo, noi siamo contenti che da tanto tempo lei non si faceva sentire e ha usato i nostri canali di radio Fa Buon Sangue per farsi sentire di nuovo i nostri amici. Ma c'ha qualche menù da fornirci? Cioè, noi vorremmo sentire un po' di cose. Cos'ha dentro nel furgone? Allora, adesso ultimamente abbiamo il menù di maggio, sì? Quindi abbiamo il polipo del Peloponneso in salsa di pompelmo, sul letto di moè di prugne con pomodoro opachino, in pole position e peperoni piccanti del Perù. Se me le compera, le regalo le fragoline di bosco per fare le emorragie a pupazzo di nero. Lo fa pupazzo di nero. Mi sembra un po' tardi. Ma quanti pezzi poi? Quanti pezzi ha di questo? Lo sa? Lo sapete che la neve scende a fiocchi perché se scende a nodi non si scioglie. Senta, signor Leo, ma ha qualcos'altro per darci il saluto in freezer da lei?
Ma sai cosa disse Messner il 14 di agosto di Zerbella? Cosa disse? Quasi quasi tocco la Giacone. E noi sai sa cosa diciamo? Grazie a Max Cavallari. Grazie Max. Ragazzi, ti voglio bene. Ma anche noi ti vogliamo bene perché sei fantastico. Grazie di averci regalato Orfeo, che era un sacco che non lo sentivamo. Grazie, vado perché c'ho la fettatrice in doppio filo. Ciao Max, grazie, grazie mille. Ciao. Ciao.